Francesca Simone. Ciao Francesca. Ciao. Allora, Francesca ci illustra il mondo dell'amministrazione condominiale. Allora, prima di tutto dici come sei entrata tu nel mondo dell'amministrazione condominiale. Sì. Allora, illustrare il mondo dell'amministrazione condominiale è abbastanza grande come settore e sicuramente vi posso raccontare il mio inizio, cioè quello di una neolaureata che cercava un lavoro e che nel 2012 ha accolto, diciamo, quella che è stata una riforma importante nel settore, la legge 220, che ha modificato tutto quanto il settore. E quindi su questo input ho fatto dei corsi e ho aperto una partita IVA e ho iniziato quella che è diventata un'attività che ad oggi mi impegna tutta la giornata, fortunatamente, e che trovo abbastanza interessante. Infatti, perché tu sei responsabile di come si chiama l'amministrazione? Tu sei... Io sono un amministratore condominiale, quindi diciamo ho uno studio mio individuale. Ecco, questo volevo dire, sei individuale tu, sì, ok. Sì, mi occupo esclusivamente di questo. Il classico dei percorsi: annualmente ci sono delle assemblee di condominio, i condomini scelgono se rinnovare la fiducia al loro amministratore o se cambiare, quindi molto spesso mi contattano, c'è una conoscenza preliminare, un dialogo finalizzato poi ad una offerta economica e se va bene si comincia a collaborare nella gestione di questi condomini, che sono a tutti gli effetti degli enti di gestione, perché diciamo che l'80% degli italiani vive in condominio e quindi conosce da vicino quello che sto dicendo, cioè tutto quello che gira intorno, dai problemi economici ai problemi di relazioni umane. Ok, quindi come dicevi tu c'è bisogno di una formazione e di un percorso di aggiornamento che ci sia sempre. Certo. Perché non è un lavoro così semplice come si può immaginare, perché abbiamo molto l'idea dell'amministratore di condominio, quell'omino che ogni paga tanto la bolletta dell'Enel. Esatto. Che si vede ogni tanto nel così. Palazzo, ma non è così. Non è così. Innanzitutto ci sono delle leggi che disciplinano la professione ed è obbligatorio che un amministratore che svolga in modo professionale questa attività faccia dei corsi di aggiornamento annuali, cioè raggiunga un certo numero di crediti. Molto spesso i miei sabati sono trascorsi in aula a fare delle lezioni che, come dicevamo, non si riducono a pagare una bolletta dell'Enel, no, non è così, ci sono aspetti giuridici, aspetti fiscali molto importanti. Da quest'anno il fiscale prevale in modo evidente. Tutti quelli che hanno fatto una dichiarazione dei redditi sanno che trovano nella dichiarazione precompilata proposta dal fisco delle spese che quest'anno per la prima volta abbiamo trasmesso noi amministratori di condominio direttamente all'Agenzia delle Entrate. Ah, ecco. Quindi è molto importante che teniamo conto che si è trattata di una riforma comunicata a dicembre 2016 e messa in atto a febbraio 2017, scadenza 7 marzo. È importante che ci si rivolga a delle persone che siano aggiornate, perché si rischia davvero che nel giro di 2 mesi ci perdiamo un passaggio così innovativo ma così importante, che comporta delle conseguenze reali sull'economia e sul reddito di una famiglia. Senti, ma quali sono, secondo te, che sei del mestiere, le caratteristiche che non possono mancare in un amministratore di immobili? Allora, io credo fondamentalmente nella squadra di professionisti a cui ci si rivolge, perché è molto vero che uno può spendere parole come tempestività, come competenza, che non devono mancare, ma è anche vero che si può dar seguito ad una segnalazione che ti arriva dal condomino soltanto se hai una rete di collaboratori che è pronta ad intervenire, e mi riferisco
all'immobile che si sta allagando per la perdita di acqua, oppure a tanti episodi che succedono. C'è di solito un portavoce del palazzo? C'è un portavoce che ti chiama, sì, che ti scrive? Ci sono dei condomini in cui c'è la figura del consigliere di scala. Okay. Mentre ci sono altri condomini, molto spesso quelli più giovani, dove non c'è ancora un'organizzazione ben strutturata anche all'interno, pian piano si crea il condomino, il caposcala, che ha più tempo da dedicare. E se no, in altre situazioni capita che ti arrivano 10 segnalazioni per la stessa cosa. E purtroppo fa parte, diciamo, sono i pro e i contro di questo lavoro. Ma senti Francesca, dato che ormai ci siamo, rendiamo anche divertente la, sì, parte di questo lavoro. C'è qualche episodio che hai vissuto tu nel corso della tua esperienza lavorativa, qualche, sì, episodio divertente? Allora, qualcosa di divertente, di episodi ce ne sono svariati, dalle assemblee di condominio che sono ben rappresentate anche dal cinema italiano, sì, mi viene in mente, esatto, Fantozzi, chiaramente sono delle esasperazioni di qualcosa che esiste realmente, nel senso che uno rientra nella propria abitazione, cerca la tranquillità, quella tranquillità che talvolta non trova per n motivi, rapporti di vicinato, quindi effettivamente è un'esasperazione di qualcosa che esiste realmente. Poi è chiaro che chi ha più tempo da spendere durante la giornata si fa portavoce di tutte le cose che succedono nella scala, e quindi ci arrivano le telefonate dei nostri condomini, magari più spesso i pensionati, che ci raccontano per filo e per segno come è andata la giornata del palazzo, le vicissitudini anche amorose, visto che volevamo ridere. Davvero? Quindi vi fanno proprio del pettegolezzo, del gossip riferito, cosa che non... No, vabbè, non... succede anche questo, però tornando al discorso di partenza, c'è un aspetto puramente gestionale, e quindi delle conoscenze economiche, delle conoscenze tributarie, delle conoscenze legali, ma c'è anche un aspetto che è prettamente umano, cioè io fondamentalmente intrattengo dei rapporti umani con moltissime persone, le quali spesso mi raccontano anche situazioni private, quindi è una componente importante quella di poter recepire alcune comunicazioni anche alla luce del vissuto della persona che la sta facendo, ecco. Quindi immagino anche molta tranquillità dovrebbe avere un amministratore condominiale. Sì. Non si deve far prendere dalle, sì, agitazioni esterne. Beh, sì, diciamo che la freddezza dovrebbe sicuramente aiutare a gestire alcune situazioni, le più improvvise, le più inaspettate, ma faccio degli esempi. Chiaramente, essendo di zona, tutti quanti sappiamo quello che comporta il maltempo ultimamente, quindi voi potete ben immaginare quando si scatena una bomba d'acqua e quando si allagano tutti quei locali che poi noi vediamo magari nei servizi telegiornali eccetera, quello che può diventare il riferimento primario è: chiamo l'amministratore e chiedo di mandarmi qualcuno. E là ci pensi tu? Spesso sì, spesso c'è un lavoro della Protezione Civile straordinario, altre volte c'è un rintracciare il fornitore libero che possa andare così a dare una mano a chi in quel momento sta vivendo una difficoltà reale che non è procrastinabile, cioè l'intervento deve essere immediato. Sì, succede anche questo. Benissimo. Francesca, ma dove possiamo trovarti, dove possiamo contattarti e chiederti informazioni? Allora, il mio studio si trova a Montecompatri, quindi Castelli Romani. Come competenza territoriale mi muovo sia sui Castelli Romani che in generale su Roma Sud e Roma Est. Chiaramente l'approccio più immediato è quello
internet, quindi il mio indirizzo email, la mia pagina Facebook, il sito web che tra le altre cose garantisce anche una pagina condominiale, cioè ogni condominio ha una sua pagina ad accesso privato e tutelato sulla pagina sul internet. Mio sito web. Benissimo. Dove condividiamo informazioni. Vi siete messi anche voi al passo con i tempi. Quindi anche l'amministrazione condominiale adesso è tutta online. Allora, tutta online? Tutta online no, nel senso ha una sua parte. Ha che... una sua componente online. Intanto bisogna capire l'esigenza del nostro interlocutore, cioè l'aspetto online va bene per moltissimi condomini, c'è una popolazione un po' più in là con l'età che desidera il cartaceo. Ah, quindi si può fare, si può scegliere. Io carico online i documenti ufficiali del condominio, parlo di rendiconti, di preventivi dopo l'approvazione in assemblea, ma non lo posso sostituire al cartaceo, per questioni formali, cioè la convocazione deve avvenire con determinati requisiti formali sia perché la vedo lontana il momento in cui realmente si riuscirà a sostituire al 100% la carta. Certo faccio uso di PEC nei confronti di dei miei condomini che lo richiedono, però ad oggi la percentuale è molto bassa. Benissimo, va bene, allora ricordiamo i tuoi contatti Facebook che sono Simone Amministrazione Immobili e Condomini. Hai anche un indirizzo email che è f.simoni@amministrazione-simoni.it. Esatto. E la pagina internet della quale stavamo parlando, che è www.amministrazione-simoni.it. Anche tramite la pagina internet possiamo contattarti ed avere informazioni. C'è un form da compilare per chi volesse contattarmi o avere informazioni o avere preventivi o comunque ci sono i miei recapiti telefonici ed email per avere un contatto più diretto anche vocale, telefonico. Benissimo, allora io ti ringrazio Francesca per essere Grazie stata con te. Noi.